Siracusa, super bonus 110%, una grande opportunità. Le procedure e le criticità. È iniziato oggi alle 9 nella sala dell'ente scuola edile CPT di Viale Ermocrate sul tema super bonus, una grande opportunità, un ciclo seminariale di informazione e aggiornamento formativo e tecnico rivolto alle imprese, ai progettisti e ai lavoratori con l'obiettivo di fornire le più puntuali e dettagliate informazioni e notizie utili ad affrontare e gestire al meglio uno strumento che può rappresentare una grande opportunità. Organizzato dall'ente scuola di Siracusa, il seminario si è tenuto nei locali dell'auditorium di Viale Ermocrate. Il tema specifico è quello del super bonus 110%, una grande opportunità, le procedure e le criticità. L'apertura a cura della presidenza dell'OPT, a cui dopo i saluti istituzionali è seguito l'intervento in remoto del sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanza Maria Cecilia Guerra. E poi alcune relazioni di approfondimento dell'ingegnere Paolo Li Gioia sul tema super bonus, la norma in ottica di filiera, della dottoressa Santina Calafiore su aspetti fiscali, circolari, ADE e procedure, dell'architetto Luca Sipala sul tema, gli aspetti urbanistici e le responsabilità professionali e dell'ingegnere Carmen Benanti sul ruolo delle imprese, studi, quesiti e risposte. Piuttosto che una grande opportunità, dire che è la grande opportunità, perché è l'unica opportunità che negli ultimi anni si prospetta per il settore delle costruzioni. Ho detto che questa misura del governo è stata accolta con grandissimo entusiasmo, fiducia, ottimismo, però ho anche detto che dall'euforia iniziale si sta passando ad una fase di maggiore cautela, se non di preoccupazione, per il fatto che la durata temporale di questa misura, che si ferma alla fine del prossimo anno, sta rendendo di fatto quasi impraticabile per gli interventi più importanti questo beneficio, questo percorso, perché pensare che si possa rigenerare, recuperare, rendere ecosostenibile, forse antisismico, un condominio importante da 40, 50 e anche 100 alloggi in 12 mesi è ovviamente impossibile, per cui si trasformerebbe questa misura in un caporetto delle imprese e dei condomini se il governo non dovesse trovare la possibilità di rendere strutturale l'iniziativa, ma forse chiediamo troppo perché l'impegno economico sarebbe pauroso, ma quantomeno di prorogarlo da subito per uno o due anni per consentire alle imprese di affrontare serenamente una sfida così importante, senza la quale proroga io temo che questa iniziativa potrebbe trasformarsi in un bluff, in un nulla di fatto. Siamo fiduciosi. Il sottosegretario Guerra ci ha appena confermato che si spenderà per chiedere e per ottenere questa proroga, e quindi l'ottimismo è la forza che spinge il nostro lavoro, quindi siamo ottimisti ma siamo vigili, perché se questo non dovesse accadere le proteste saranno molto chiare, evidenti e forti. Grazie.